Allora, abbiamo perso 3-1 contro il Montalerangone, ma abbiamo cercato di giocare, ma non è riuscita la partita. Non è riuscita la partita. Loro hanno giocato molto bene, e noi non ci siamo riusciti a esprimere al meglio per vari motivi. Adesso, senza dover cercare degli alibi che non sono nel mio stile, però non avere a disposizione alcune atlete e quindi avere diciamo pochi cambi, non solo durante la partita di oggi ma durante la preparazione, quindi gli allenamenti in settimana, diventa una cosa abbastanza difficile, e quindi le ragazze hanno dato tutto quello che avevano, però abbiamo potuto variare poco le situazioni di gioco. Questo sicuramente è un po' inciso. Siamo partite un po' così titubanti, e quindi giustamente la squadra avversaria ha pigiato subito sull'acceleratore. Poi ho avuto l'impressione, insomma, di vedere un cambiamento nella mia squadra e di vedere un pochino di cattiveria in più, e invece poi ci siamo rispente per alcune situazioni. Infatti abbiamo visto che sul terzo set hanno giocato una bella pallavolo. Sì, sì, no, quando ci abbiamo attaccato molto meglio nel terzo set, siamo riusciti ad esprimerci come potremmo fare, diciamo. Invece negli altri set abbiamo pagato un pochino. Ognuna delle mie atlete oggi ha commesso un piccolo errore che poi ha portato sempre a dare dei vantaggi, delle sicurezze alla squadra avversaria, e questo poi a questo livello qui lo paghi, non c'è dubbio, insomma, purtroppo. Allora, abbiamo perso 3-1 contro il Montalerangone. E abbiamo provato anche a cercare di riportarsi ad andare al tie break. Sì, diciamo che sul 2-0 si era messa male, infatti siamo state brave a reagire, perché comunque il terzo set l'abbiamo dominato noi. Purtroppo nel quarto parziale loro sono cresciute di nuovo e noi abbiamo subito quei tre ace importanti in un momento caldo della partita, e non ce l'abbiamo fatta poi a recuperare. Anche gli infortuni hanno voluto dire. Sì, gli infortuni ormai sono una costante per noi, quindi non è una novità. Sappiamo che dobbiamo dare il 150%, perché appunto abbiamo ancora due giocatrici fuori, però ripeto, ormai essendo una costante sappiamo che dobbiamo impegnarci di più e essere concentrate su tutti i fondamentali.